No. Okay. Buonasera a tutti, scusate questo ritardo che non dipende dalla nostra volontà. Eh, siamo qui a presentare pubblicamente, è stata messa online da pochi minuti, la proposta di legge di abolizione di Equitalia. La proposta di legge porta come prima firmataria azzurra Cancelleri che ho qui accanto a me. Eh, Accanto a me c'è eh, Giuseppe Brescia, il capogruppo, Laura Bottici, il questore del Senato, questo signore lo conoscete tutti, comico, capo, eh, politico. Comico capo politico del Movimento 5 Stelle. E, mm, siamo felici ed emozionati di avere eh, con noi Silvio e Tiziana, due cittadini normali, colpiti nei, nel più profondo da questa gigantesca macchina burocratica eh, che i, i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle vi racconteranno effettivamente che cos'è e come si può abolire. Eh, abbiamo raccolto le vostre richieste di domande, per cui chiudiamo questa parte introduttiva, poi sarà, insomma, avrete campo libero fino a un certo punto. <ride> Grazie. Giuseppe Brescia. Sì, buonasera a tutti. Io sono il capogruppo più povero della storia della Repubblica, uscito su tutti i giornali di oggi. Sono fieramente il più povero perché sono una persona normale come i nostri amici qui che è entrato qui dentro e ora qui dentro sta portando quella lotta per il ripristino della normalità all'interno di questo palazzo dove veramente tutto sembra messo sotto sopra e soltanto quelli come noi che l'hanno vissuta, hanno vissute queste esperienze, queste sofferenze, possono lottare sinceramente per il ripristino di questa normalità e noi stiamo dando dimostrazione con la nostra azione da quando siamo entrati qui dentro di essere coerenti con quello che avevamo detto. Abbiamo già ottenuto ottimi risultati. Uh, politici che come gruppo di opposizione non era facile ottenere, siamo stati uh, i promotori e i guardiani della Costituzione, l'abbiamo salvaguardata dall'attacco che i partiti ancora le, le volevano fare, abbiamo, uh, abbiamo raggiunto risultati, abbiamo svelato lo scandalo degli affitti d'oro. Abbiamo eh, istituito l'8 per 1000 per l'edilizia scolastica, insomma, abbiamo fatto una serie di cose che i partiti avrebbero potuto fare tanto tempo fa e non hanno fatto, cose di buon senso, cose logiche, ci voleva il Movimento 5 Stelle per farle. Una, eh, alcune di queste cose sono state viste, alcune delle nostre azioni sono state viste dalle istituzioni, dalla presidente Boldrini in particolare, come degli atti addir addirittura eversivi, cioè quando i partiti volevano regalare 7 miliardi e mezzo alle banche private, e noi scendevamo ad occupare i banchi del governo affinché ciò non accadesse, siamo stati accusati di essere degli eversori, dei fascisti e siamo stati puniti per questo. Oggi stesso siamo stati convocati per l'ennesima volta dalla Presidente Boldrini per i fatti accaduti relativamente alla ratifica per il TAP, il gasdotto che rovinerà le coste della Puglia, io sono pugliese. Conosco la situazione e noi, come al solito, ci siamo opposti a questa cosa. L'abbiamo fatto a modo nostro perché qui non si fa qualcosa di eclatante, non si viene ascoltati. E anche oggi pomeriggio siamo stati chiamati e saremo puniti per l'ennesima volta. Noi abbiamo dimostrato che non ci fermiamo e che andiamo avanti. Un'altra cosa che abbiamo fatto è eh, vengo al punto. Nella questione di Equitalia, noi abbiamo fatto qualcosa che, se avessero fatto i partiti, avrebbero risparmiato pure qualche vita umana, perché abbiamo dato la possibilità a quelle aziende che vantavano dei crediti nei confronti di Equitalia di non pagare le cartelle di Equitalia e quindi di compensare questi crediti. Questo che stiamo annunciando oggi, cioè stiamo depositando una proposta di legge per l'abolizione del di Equitalia è l'ennesimo atto di coerenza del Movimento 5 Stelle. Io lascio la parola a Beppe che vi dirà dell'altro. La mia parola è, è in più oggi perché avete fatto un lavoro straordinario. Questa. Abbiamo dei casi che ho parlato con questi signori che sono venuti qua a raccontarci la storia, ma viene tutto deviato, viene tutto trasformato, viene tutto trasformato per il momento storico che stiamo vivendo sotto elezioni, allora usiamo le persone, anche noi strumentalizziamo i fatti, le cose. La, 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 la vera storia sta nel fatto che noi, questo Paese se n'è andato, sta franando, sta franando nelle sue, nelle sue, nel suo, nella sua matrice di democrazia, di governabilità, di parlamentare. Cioè, Equitalia è un rapporto, un rapporto criminogeno che c'ha lo Stato che non esiste più eh, con i cittadini che non esistono più questo rapporto deve essere completamente cambiato dalla base oggi lo Stato è una lettera di cui hai l'ansia che ti arrivi la persona guarda le cassette delle lettere lo dico sempre questa cosa perché è vera ha un rapporto con una lettera che dice entro e non oltre e poi quando ho un rapporto con lo Stato ce l'ho con un poliziotto antisommossa, o con delle marche da bollo, o con dei documenti, non c'è mai una persona. Noi vogliamo cambiare il rapporto che deve essere un altro rapporto fiscale. E Equitalia va abolita, diciamo, dall'inizio, non adesso che siamo sotto elezione, nel nostro programma, andatevelo a vedere, nei nostri 20 punti, va abolito per una questione primo di giustizia per le persone perché qui assistiamo a degli sconcerti così, che non fanno neanche più notizia, gente che dà fuoco, gente che si impicca, 4.500 negli ultimi 4 anni, 5 anni, migliaia di persone, in Grecia, in Europa, che sono devastati da un, da un sistema criminogeno, che è da finanza, da banche. Questo sistema va completamente riformato e ricambiato. Eh, in Francia hanno fatto una banca pubblica, dove ci sono 2 miliardi e mezzo di euro, dove il Presidente Hollande fa il Presidente ad onore, che aiuta la piccola impresa, media impresa, che è in difficoltà, e, mentre qua facciamo fare gesti in inconsulti alla gente. Questa cosa deve finire assolutamente, è una cosa che ci siamo presi. Qui abbiamo due casi, una signora che il marito si è dato fuoco. Darsi fuoco non è uccidersi in modo normale, darsi fuoco significa dimostrare qualcosa di mostrare qualcosa a, 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 alla società, non è solo togliersi di mezzo per un atto così inconsulto, è qualcosa di molto più grave. Abbiamo un'altra persona perseguitata, dal, che mettono all'asta la sua casa, noi abbiamo anche fatto, la, eh, il nostro, uno dei nostri punti è l'impignorabilità della prima casa, impignorabilità della prima casa. Quindi è questo signore che ci ha spiegato la sua, la sua storia e invece... All'asta il 20 di maggio metteranno all'asta a Pescara davanti a un professionista, il bando d'asta. Voglio avvisare tutti che ci saremo anche noi e quando ci saranno bandi d'asta per vendere le case, ci sarò io se posso, ci saranno i miei amici, ci saranno i nostri attivisti. Porteremo lì migliaia di persone a guardare negli occhi questi che mandano le banche, che mandano i loro funzionari a prendere case magari a un terzo del loro valore. Li guarderemo negli occhi. Adesso è il momento di reagire. Noi non ci stiamo più a essere convocati dalla signora Boldrini, una dilettante allo sbaraglio e farci mandare fuori dal Parlamento per non avere più i numeri poi per votare le leggi. Non ci stiamo più. Probabilmente noi non ce ne andremo più dal Parlamento. La prossima volta che qualcuno andrà fuori dal Parlamento saranno loro. Noi stiamo assistendo qui e sotto i vostri occhi a assolutamente la fine della democrazia di questo Paese. La mafia si instaura nello Stato con una normativa, con la legge. Io queste cose le parlavo già 5, 6, 10 anni fa, che la linea tra il mafioso e l'uomo d'affari, tra eh, lo Stato e la mafia non c'era più. Noi siamo abituati ancora a pensare o avete fatto pensare all'opinione pubblica che la mafia sia minchia, la minchia, la straminchia, lunghia. Il padrino, il non padrino, oggi la mafia studia nei, nei consigli di amministrazione di Milano, di Ginevra. Oggi la mafia sono i figli con dei master di Harvard. Oggi la mafia addirittura si fa le leggi col 416 ter. Questo, questo ter che io ho scoperto che vuol dire terzo, bis ter. Ecco, me l'hanno spiegato qui perché io ramentatevi che mestiere faccio e io mi sento sempre di quel mestiere lì. Bene, il 416 ter fa una operazione delle più, che i magistrati che conosco io e i magistrati che ci seguono eh, nella rete hanno definito una, una, una caricatura orribile e eh, eh, una devianza dalla democrazia più basilare. Cioè abbassare la pena minima della detenzione da 7 anni a 4 anni in modo che puoi fare un patteggiamento a 2-6 fuori e non rientri neanche nel, nel reato di interdizione ai pubblici uffici. Quindi ti puoi candidare, eh, sono favori, che questo, questa persona ricevuta dal Presidente del, del, della Repubblica interdetta adesso ai servizi sociali mezza giornata alla settimana ai servizi sociali per avere evaso centinaia di milioni è un affare lo consiglio a tutti evadete centinaia di milioni se poi la pena è mezz'ora alla settimana, una mattinata alla settimana ai servizi sociali è un forte investimento questo Presidente della Repubblica che riceve un condannato mandato via da noi, perché no, ricordatevi che se non era per il nostro voto palese, signor Berlusconi era ancora seduto lì, è stato mandato via, non può più entrare in Parlamento, non può più votare e il nostro Presidente del Consiglio ci fa una legge elettorale. Insieme alla Massoneria, a Verdini, il Parlamento è intriso di queste cose, intriso, completamente intriso sotto il beneplacido della stampa, della stampa di regime. E avete una colpa, io ve lo sottolineo sempre. Ve lo sottolineo sempre. Se siamo veramente ridotti a essere il settantesimo posto delle classifiche mondiali come, come libertà di stampa, una parte di colpa ve la dovete assumere anche voi. Non potete stare fuori dai giochi ancora per molto. Questo paese sta venendo giù. E quando tu pensi che tutte le ideologie siano finite. Dal comunismo maoista al nazismo più spietato, guardate che sono sotto traccia, e quando succede che lo Stato non c'è più e la gente non crede più in certe cose, non ha più niente da perdere, diventa pericolosa. Allora assistiamo al nazismo in Ungheria, il 20%, il 18% Alba Dorata, Le Pen in Francia. Chiedetevi come mai, vi rifaccio questa domanda dall'ultima volta, per favore, chiedetevi come mai noi che abbiamo inventato il fascismo non si ripropone in Italia. Come mai? Ve lo spiegate il motivo per cui ci sono queste persone qua che fanno da cuscinetto, sono l'assicurazione sulla vita a questo governo, a questo Parlamento che è diventato, è diventato una burla. Abbiamo un pagliacetto messo lì che fa tutto entro il 25 di maggio, tutto dopo il 25 di maggio. Abbiamo eh, questa, questo voto di scambio che fa lo Stato, un voto di scambio, gli 80 euro. Cambiano le parole, cambiano le parole alle leggi. 80 euro, 80 euro è un voto di scambio, 80 euro è da vergognarsi. Da vergognarsi, diminuiscono l'IRPEL e poi aumentano le tasse regionali e comunali, tolgono le province. Non è vero, Una, e, voi, e voi fate dei titoli e abolite le province. Non è assolutamente vero, lo sapete benissimo vanno e dicono una settimana prima di essere lì a fare il presidente del Consiglio dicono mai fare il presidente del Consiglio senza elezioni fanno una legge elettorale vergognosa con Verdini, con i massoni e con Berlusconi, uno che non può votare. Fanno una legge tremenda per tagliarci fuori a noi e adesso si accorgono, si accorgono che noi siamo forse la prima, loro dicono la seconda forza politica, e se andiamo con quella legge l'Italicum al voto, facciamo il bottaggio noi. Quindi si sono accorti che non faranno mai quella legge lì, perché avvantaggerebbero noi quando l'hanno fatta proprio per escludersi. Noi non ci stiamo più, cari signori, non ci stiamo più. Non ci siamo più a voi che avvallate qualsiasi menzogna, c'è la menzogna libera, menzogna libera di, di, di sentire le cose, cambiano le parole da imputato a indagato, tu puoi essere arrestato e restare domiciliari cautelativi solo se sei imputato, prima ne è indagato, quindi devi essere sotto processo, cambiano le parole nelle leggi da E a O, oppure cambiano e mettono dentro, ci mandano fuori dall'aula, Fanno la ghigliottina anche nei comuni, anche nelle regioni. Ricordate che lo stanno facendo. Questo è un sistema vergognoso, antidemocratico. Lo stanno facendo nei comuni e nelle regioni. L'hanno fatto alla Regione Lombardia per mettersi d'accordo: la Regione Lombardia sul dare gli appalti ai mafiosi per l'Expo, lasciando fuori i consiglieri regionali, chiamando i carabinieri. Non hanno aperto la porta. Lo stanno facendo nei consigli comunali. Guardate che noi abbiamo 700 liste. Noi stiamo crescendo. In modo esponenziale, non ci ferma più nessuno. Questo è un virus, ve l'avevo detto io alcuni anni fa. Non si ferma più. Quindi, o decidete da che parte stare una buona volta, dovete deciderlo. Se state con i De Benedetti che hanno disintegrato l'imprenditoria di questo paese, o se state con Berlusconi che dall'altra parte ha distrutto la moralità e l'onestà di questo paese, dovete dire da che parte state. Questa è una. una, una un primo intervento così. Il 416, volevo ricordarvi, che è la più, grande, la più grande vergogna di questo Paese. Sarà votata oggi pomeriggio, io andrò là a vedermeli in faccia, questa gente qua. Perché io voglio vedere chi vota queste cose qui. Voglio vedere perché il PD è tornato sui suoi passi. Voglio vedere perché hanno ricevuto due milioni di mail e non hanno fatto boh. Voglio vedere perché Casson non dice niente. Voglio vedere perché... Voglio capire il perché, in fondo, noi chi siamo? Siamo dei cittadini messi qua. Io facevo il comico, ve lo ricordate? Ieri ho lavorato a Roma. Ho fatto uno spettacolo, c'eri anche tu. Io, il mio mestiere è quello lì, l'ho sempre fatto. Sono andato nei consigli di amministrazione prima che esistesse il movimento. Andavo alla Telecom, andavo alla Palma, andavo al Monte dei Paschi di Siena. Se ve lo ricordate. Quindi, io non ho cambiato niente della mia struttura. È che questo paese sta cambiando sotto i nostri occhi. Noi siamo in fondo dei piccoli, non lo so come definirci, chi siamo, è, è, è qualcosa che sta sconvolgendo i grandi interessi e quando nomini i grandi interessi, chi c'è dietro la JP Morgan, chi c'è dietro la Morgan Estale, chi c'è dietro il signor De Benedetti in Svizzera, chi c'è dietro, quando nomini questi poteri ecco che i poteri continuano e cominciano a fare dei dossier su di me, su Casaleggio, su mia moglie, i figli, la moglie, i figli, su di loro fate tutti i dossier che volete fate tutti i dossier che volete fateli, fateli onestamente tirate fuori tutti i dati che avete i miei, di Casaleggio e, e i dati loro guardate che cosa succede andate e seguite i soldi andate e seguite i soldi e vedete dove vi portano i soldi questo paese è sfasciato, sta venendo giù lo sentite anche voi che sta venendo giù è una frana, non si contiene più se lo lasciamo così ci prenderemo delle macerie siamo pronti a prenderci le macerie noi in fondo abbiamo fatto un movimento che sta sconvolgendo questo paese, l'ha sconvolto dalle basi, si sono trovati delle persone che vanno a vedere nelle leggi cosa c'è, cosa c'è nell'abolizione nell della seconda rata dell'IMU, c'è cioè i 7 miliardi e mezzo alle banche. Noi andiamo a leggere e dire no, non si può votare così, in quattro ore un decreto così, non si può votare il femminicidio con dietro un condone edilizio del, 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 dei lavori pubblici o una sovvenzione alla, alla, alla sicurezza del TAV. Noi dobbiamo seguire dove va questo paese. Se ce l'avete bene in mente, dovete attivarvi per salvarlo. Dovete ogni tanto fare e, e, me, e, e dire le, le cose, almeno informarvi, leggere una legge. E allora se uno va in televisione a dire che ha abolito le province, ti leggi la legge e sai che non è vero, sai che ci sono 16-17 mila consiglieri in più, 5 mila assessori in più, sai che la Corte dei Conti ha, fatto, ha detto che non si, non si risparmierà nulla. Se vai a vedere il TAV, vai a vedere perché hanno fatto il TAV, con una legge francese perché non prevede il certificato antimafia, sai perché lo facciamo perché vai a vedere a chi ha dato gli appalti, alle coprosse e alla destra, sinistra e destra, si sono spartiti in questo paese per 30 anni, con i loro lobbisti che noi abbiamo scoperto, con i loro lobbisti che girano in Parlamento, li abbiamo scoperti, filmati, mandati via con dei cartelli, e noi dovremo uscire dal Parlamento, noi dovremo uscire, che ci manda via chi? Una nominata da chi? Dal 3% della popolazione italiana messa lì, da Ser che è entrata neto, ha fatto la coalizione e poi si è messo all'opposizione. Ser che canta l'inno dei partigiani mentre danno 7 miliardi e mezzo alle banche. Ma se avete un parente partigiano, ma io vorrei vederlo e fargli due domande a un partigiano se canterebbe quella canzone lì in quei frangenti. Allora, io l'ho presa a cuore. Arriverò fino al 25 di maggio. Il 25 di maggio cambierà la storia di questo paese, ma non noi. È nella, 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 nella realtà delle cose, è già cambiato, abbiamo messo delle persone per bene, per bene, oneste e per bene, non le hanno mai viste in Parlamento delle persone per bene, oneste. Oneste, che vanno a vedere, lavorano fino a, mezzo, a mezzanotte, non erano niente queste persone qua. Erano disoccupati, studenti, professionisti, sono ancora e dopo due legislature torneranno a fare quello che fanno prima. È una dimostrazione di una grande democrazia dal basso. E non venitemi a dire che io calo dall'alto i, i, i pensieri di questa gente qua. La maggior parte non li conosco neanche. Lo sapete benissimo, i grandi guadagni del blog, dimostratemi il mio 740 andatelo a vedere, l'ho fatto vedere ieri, c'eri o no. Il mio 740 io lo faccio vedere, è pubblico perché non lo pubblicate? Perché non pubblicate il mio 740 nei prossimi tre anni? Io potrei anche essere miliardario, io non prendo soldi pubblici, però vi voglio dimostrare che da quando faccio politica il mio 740 più o meno è simile a loro. Allora, che cosa significa? Andate a vedere dove sono i soldi e troverete i poteri, i poteri quelli occulti che ci sono. Ci sono e sono sempre più forti e si devono mangiare cosa un cadavere, perché ormai siamo un cadavere. Andiamo in Europa a cosa fare? A fare il fiscal compact da, 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 da 50 miliardi di taglio per vent'anni, ogni anno 50 miliardi. Quando l'economista diceva no, no, cosa dice Grillo? È un comico, non può entrare in queste cose. Non sono 50, sono 40, ma chi se ne frega anche 30. Facciamo discussioni per 4 miliardi dell'Imu e tagliare 50 miliardi, cosa succede? Che cosa succede? Allora io voglio capire perché ci dovete massacrare tutti i giorni così. Perché io devo essere sui giornali ad assistere a menzogne, 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 totalmente menzogne, sempre menzogne. La libertà di menzogna, non, abbia, non è un nostro avversario la menzogna, non può essere un nostro avversario la menzogna perenne. Ogni tanto bisogna che, 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 che capiate anche che dovete contribuire alla rinascita di questo paese, dipende da voi. E allora andate a parlare con i vostri editori, i vostri editori responsabili di, di cose tremende, col carbone, fare morire gente col carbone. Fallire con, con, soldi, con soldi pubblici presi dalla finanza e queste persone qua hanno fatto delle leggi importantissime, importantissime, non ne fate mai menzione. Oggi, se c'è il diritto di compensazione, se hai un credito con lo Stato e compensi con una cartella in Italia, è un merito della loro, loro legge. Se oggi un'azienda una italiana che ha preso sovvenzioni pubbliche delocalizza, ridai i soldi indietro, è una legge loro come il 5 per 1000 o 2 per 1000 8 per, 8 per 1000 all'edilizia scolastica è una gelore non lo sapeva neanche il ministro della scuola in televisione che era una legge loro è possibile che siete così disinformati sempre e allora parlate di che cazzo mi, mi seguite con telecamere come dei walking dead adesso travolgete chi c'è chiunque con le domande stupide Sempre domande stupide per, per capire una frase per capire una frase contro, contro Renzi, io non sono l'avversario di, di Renzi, io non sono candidato, non sono leader, sono un leader capo politico per, per una questione di giurisprudenza. Ma l, il, il candidato contro, contro Renzi non sono io, è la democrazia, l'intelligenza e l'onestà che non è interpretata da questo ragazzotto messo lì dai poteri forti per continuare l'agenda tedesca, l'agenda delle banche francesi, tedesche, dei poteri forti. Lo sapete meglio di me, lo sapete, perché quando ci vediamo senza microfoni o senza televisivi, lo sapete e lo dite chiaramente, ma lo dite chiaramente. E allora, dipende da voi, se affrettare questo cambiamento tanto ci sarà lo stesso. Volente o nolente ci sarà lo stesso, voi sarete travolti, travolti non da me o da loro, dalle tecnologie, siete degli intermediari. Ormai i giornali avranno più, hanno i mesi contatti, lo sapete meglio di me. Vi dovrete cercare un altro lavoro, ma un altro lavoro in rete, un altro lavoro col contraddittorio, è un altro lavoro veramente. Quindi io vi chiedo veramente di, essere, di cercare di migliorare questo Paese con le informazioni. Noi non siamo perfetti, io sbaglio anche per voi. Abbiamo sbagliato, bene, ma sempre con, con, almeno eh, con, un, con un, un intelletto onesto. Io avrò sbagliato, sono un raddomante, vado lì con un iPhone, votiamo con l'iPhone, eh, i Grillini votano con l'iPhone. Non ci avete neanche mai dato credito di essere il primo movimento politico in Italia. Non avete neanche capito che abbiamo già fatto una rivoluzione straordinaria che da tutto il mondo ci guarda. Abbiamo votato con l'iPhone. Abbiamo votato, 30.000 persone hanno votato, a differenza di questi qui che nominano le loro quote rosa. Noi non abbiamo bisogno di mettere quote rosa, perché quando dai la libertà di voto a, alle persone, si scelgono autonomamente, mettiamo uomini e metà donne, come sono successe da noi. Andate ad analizzare i 73 candidati alle europee, andate a vedere, guardate i curriculum, guardate di che persone sono. Non sono state nominate da nessuno, sono state votate. E questo è un cambiamento epocale. Epocale, io voglio che i cittadini con un clic decidano se andare in Afghanistan, decidano se, se il gioco d'azzardo deve essere legale o no, de, de, decidono dei problemi che riguardano i cittadini e questo è un cambiamento che c'è già. E mi, mi, mi dispiace che siate rimasti indietro e no, perché dovete osservare i cambiamenti. Ci siamo dentro, abbiamo già cambiato. Costringiamo a parlare di soldi, di toglierci, loro ne parlano, loro ne parlano, noi li abbiamo fatti. Dateci almeno questa chance, dateci almeno il diritto di dire: l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto, i 40 milioni che non abbiamo preso, il metà stipendio di loro, fare un fondo per tutelare la garanzia della piccola e media impresa per i prestiti. Allora, per quanto riguarda questi due signori che sono qua e per Equitalia, io vi dico: il 20 di Pescara ci saremo a migliaia lì davanti, guarderemo questa gente. Come sono andato prima del movimento in Sardegna, se vi ricordate la legge regionale Sardegna, che avevano fatto venire tutti gli emigranti nostri, hanno dato i soldi per arrivare, li hanno fatto aprire le aziende e poi l'Unione Europea ha detto: non dovevate dare i soldi, hanno chiesto i soldi indietro, le banche. Questo sistema criminogeno che sono oggi le banche. È facile prendersela con le banche. E Io ci sono andato dentro la banca al Monte dei Paschi di Siena, si è buttato uno da, da una finestra perché ogni tanto succedono queste. Se voi chiudete, non se ne parla più. Non se ne parla più chiuso. 20 miliardi di euro scompaiono, la banca più importante d'Italia scompare, i, i, i trattamenti di fine rapporto, cioè le liquidazioni dei dipendenti scompaiono, mancano 20 miliardi, comprano banche a valore 3 miliardi a 7, con 7 miliardi di debito fanno passare tranche di 7, 8, 10 milioni di euro che sono le tangenti con lo scudo fiscale voluto dalla destra e dalla sinistra questo è il nostro paese questo è no... o, pensate, o pensiamo, cominciamo a pensare a generazioni un pochino ai vostri figli perché avrete dei figli siete, siete padri, madri, fratelli, sorelle non siete giornalisti non vi potete elevare e giudicare perché siete giornalisti eh? siete persone come me, come lui, come lei siete persone, sono, prima di essere giornalisti siete dei cittadini, allora non vi lamentate se, se 20 persone pazze, completamente magari eh, eh, vogliono la secessione e vengono arrestate perché il Veneto vuole la secessione. Il Veneto vuole la secessione, la vuole perché? Ma la secessione non si combatte arrestando 20, 20 strani e metterli in galera, si combatte facendo credere agli italiani allo Stato italiano e gli italiani non ci credono più. E ci saranno sempre Catalogne, più Catalogne possibili. Ci saranno sempre queste Catalogne. Ci sarà l'Irlanda, la Catalogna, la Scozia. Ci saranno tutte queste regioni che vogliono andare via perché non si identificano più in uno Stato. E noi non ce l'abbiamo più lo Stato, cari signori. Qual è lo Stato? Che rapporti avete voi con lo Stato? Io non ce l'ho più. Io ho solo della documentazione che mi arriva ogni tanto. Eh, non c'è mai stato lo Stato, lo Stato siamo noi, siamo i cittadini. Allora quando noi diventeremo Stato veramente ci prenderemo questo Paese, il movimento non avrà più ragione di esistere. Non ci sarà più ragione di esistere perché noi vogliamo eh, modificare la Costituzione nel senso di far votare i cittadini con referendum propositivi senza quorum, bilanci partecipativi, mettere il recall. L'abbiamo messo nostri, con i nostri. Il recall vuol dire eh, che le persone che ti hanno votato possono in qualsiasi momento mandarti a casa perché non rispetti i, i, il piano e il programma che avevi detto. Come negli Stati Uniti, non vogliamo inventarci niente. Non ci vogliamo inventare niente, vogliamo solo il reddito di cittadinanza che c'è in, in tutta Europa, tra le noi e la Grecia, c'è un reddito di cittadinanza, lo vogliamo. E adesso arriva il Lebettino di Firenze a dire che vuole fare la sede universale. Tutto il nostro programma, lo dice. Dopo il 25 però, questo ruba il tempo, rubano, come gli usurai, rubano il tempo, fino al 25, dopo il 25 faremo, dopo maggio faremo. Ve ne siete accorti benissimo, ve ne siete già accorti, ma continuate a sostenere queste menzogne di questa gente qua, che fanno il voto di scambio. Berlusconi, ti, ti modifico la legge sulle carcerazioni preventive, ti modifico il 416 ter, basta che tu poi mi appoggi col tuo partito le riforme che voglio fare. Ma dove andiamo con questo paese qua? Dove? Dove io ci voglio stare, non me ne voglio più andare. I miei figli devono vivere qua, io ne ho sei, vivranno qua. Vivranno qua come i vostri figli, se ne devono andare loro, se ne andranno tutti. Questo ve lo prometto, lo sento, lo sento per le strade e lo sentite anche voi. Non c'è assolutamente speranza per questa gente qua. Possono truccare tutti i sondaggi del mondo, fanno i sondaggini con, con 10.000 telefonate, rispondono 1500 perché 8.000 ci buttano giù e li mandano a fare in culo. E con 1500 fanno il sondaggino. I nostri da 30, 40, 50.000 persone non vengono neanche menzionati. Ma dov'è? Dai dov'è? Ditemi dov'è? Dov'è do dov il vostro obiettivo? Propo di vita. Intanto il vostro lavoro sarà destinato a cambiare, ve lo ripeto, non cosa avete da perdere? È che non non tentare di redimerli è impossibile. Sono dentro, sono messi lì per farti delle domande, per metterti in crisi, per dirti cazzo, ah, ma allora hai detto questo e allora sei così, sei nazista. Io sono uscito su tutti i, i giornali tedeschi e francesi, specialmente i tedeschi, come leader del Movimento 5 Stelle. Però tradotto leader, tradotto Führer. E ho parlato Führer del Movimento 5 Stelle. Ho parlato con dei miei amici che erano, sono lì da dieci anni a Berlino, mi hanno detto: Ma cosa stai combinando, cazzo, Führer del movimento 5 Stelle? Io sto passando per razzista, antisemita, sto passando per, per eh, stupratore, siamo passati per stupratori di, di persone contro le donne, omofobo. Ma il complimento più bello è populista, e il populismo è la più alta definizione del politico oggi. Il populismo, ne sono fiero di essere populista. Noi non siamo grandi, noi siamo l'assicurazione vi ripeto: siamo l'assicurazione sulla vita di questa gente qua e grazie a noi che riempiamo questo vuoto, che non ha riempito i fascisti, i nazisti che sono lì, ci sono e devono ringraziarci che noi rimaniamo al nostro posto. Perché se ce ne andassimo tutti, se ce ne andassimo tutti, vedi cosa succede in questo paese qua. E allora, almeno, almeno non perseguitateci e non avallate le menzogne. Questo è un mio. È un mio... Eh, come posso dire una mia richiesta non avvallate più le menzogne rischiate qualcosa rischiate anche il posto ma perché no? perché non prendi un foglio ogni tanto uno oltre il giornale lo strappa, lo butta via dico questa cosa non la dico perché è falsa perché tu permetti di dire a uno dire una cosa che non è vera e lo sai perché è così oggi e venite a farmi le interviste a me Interviste sempre, sempre sotto il palco, eh, che grido, che, che ho la faccia stravolta, che sudo, le, le foto, <ride> le foto, le foto mie, tutte. Ma che cos'è? Non siete più capaci a comunicare un pochino di verità, un pochino di verità, non tutta. Noi non siamo i depositari della verità, per l'amor di Dio. Ve l'ho detto, noi siamo, 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 chi siamo, non lo so e poi facciamo intervenire Cancelleria cancelleri Azzurra e poi la Bottici e poi ci sono le domande. Sì, sono troppo lungo io. Sì. Bene, noi oggi volevamo presentare questa proposta di legge che come gruppo parlamentare abbiamo depositato e che prevede l'abolizione di Equitalia, era uno dei nostri 20 punti, e quindi, quindi ci siamo impegnati a mantenerlo. Eh, il movimento ha sposato questa lotta contro Equitalia da subito, perché già anche fuori dalle istituzioni ci siamo resi conto di come sia un sistema ingiusto e inumano. Ingiusto perché mi viene una frase molto sentita ultimamente, forte con i deboli e debole con i forti. Eh, immaginate che i dati dicono che dal 2007 al 2012 Equitalia doveva riscuotere 380. 380 miliardi e il 10% di questa, di questa quota era a capo dei grandi evasori, ma andando a colpire i grandi evasori avremmo recuperato il 60%. Eh, Equitalia in realtà non va a colpire questa fascia, ma va a colpire il credito diciamo, minore, perché essendo più facilmente riscuotibile permette a Equitalia di garantirsi il guadagno. Eh, che appunto il codice civile eh, impone a una società per azione. Ed è inumana, inumana perché stritola il debitore eh, con gli interessi, la mora e laggio, eh, interessi che eh, sommati tra loro a volte riescono anche a superare il tasso di usura, per questo lo consideriamo inumano. Entrando poi dentro le istituzioni tramite i, no i nostri atti ispettivi, ci siamo anche resi conto del fatto che Equitalia è anche inefficiente, perché l'ultima rela relazione presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Parlamento eh, dimostra che a partire dal secondo semestre del 2011, L'attività di riscossione, i dati del riscosso sono in diminuzione. Eh, quindi ci siamo chiesti: perché continuare a tenere in piedi Equitalia SPA, che eh, è anche un enorme carrozzone? Un enorme carrozzone che ha 8.000 dipendenti, che costano eh, all'incirca 500 milioni, eh, e oltre a questi 8.000 dipendenti deve assumere 5.000. Consulenti, consulenti esterni. Solo Equitalia Sud ha 4.500 dipendenti arrivando quasi a superare gli stessi eh, 4.500 consulenti arrivando a superare quasi i, i propri funzionari. Eh, abbiamo anche fatto un'attività di mh, ispettiva per quanto riguarda quello che doveva essere il controllo esercitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta da Equitalia. Perché? Perché ehm, è proprio, siete proprio voi a raccontarci quotidianamente tutti gli scandali che derivano dalla corruzione dei, di molti funzionari di Equitalia e allora ci siamo chiesti che cosa sta facendo il Ministero a riguardo. La risposta Ehm, è nulla perché eh, ci è stata fornita come risposta l'attività di controllo che Equitalia fa su Equitalia quindi il Ministero ha praticamente palesato la sua inefficienza nel, in merito quindi ehm, ancora con, più, con maggiore convinzione abbiamo scritto questa proposta di legge che abolisce Equitalia SPA e dà la uh, funzione di riscossione allo Stato uh, tramite una direzione creata appositamente dell'agenzia delle entrate perché è importante abolire una SPA? Perché eh, in questo modo noi possiamo andare a eliminare l'aggio e la mora che sono le due componenti che eh, dovevano essere garantite a, ad Equitalia e rendere quindi il peso delle cartelle eh, più leggero in questo modo si permette al cittadino che vuole eh, estinguere il proprio debito con le istituzioni di poterlo fare. Quindi noi con questa proposta di legge eh, riteniamo, come Movimento 5 Stelle, che eh, creare quel rapporto che diceva Beppe tra lo Stato e il cittadino anche nell'ambito della riscossione ci permetterà veramente di fare la lotta all'evasione, mentre eh, vessarlo eh, non ha portato a nessun risultato se non a quelli disastrosi che eh, sono agli occhi di tutti. Ehm... Abbiamo, abbiamo riscontrato due diciamo, grandi problemi, di uno ve ne parlerò io e poi lascerò la parola ai miei colleghi. Quello dei lavoratori, perché la prima domanda che, viene, che salta subito è: quello che cosa succederà ai lavoratori di Equitalia? Abbiamo previsto, ehm, dato che verrà affidato un nuovo compito all'Agenzia delle Entrate, di ehm, prevedere dei, dei concorsi e una parte dei posti di questi concorsi verrà riservata agli ex dipendenti di Equitalia fino al loro esaurimento, mentre il secondo grande problema, che era quello dei crediti non riscontrati che sono una uh, somma molto importante, adesso ve lo spiegherà nel dettaglio la, la mia collega Laura Castelli. Eh. Io sarò, sarò veloce, voi vi ricordate lo scandalo dei 380 miliardi di crediti insoluti di Equitalia, qualcuno di voi ne ha scritto, altri no, eh, perché dentro c'erano nomi forse troppo importanti. Eh, di sicuro però tutti quanti sappiamo quanto questa massa di crediti insoluti renda tossico da una parte il bilancio di Equitalia e dall'altra quello degli enti locali che hanno in alcuni crediti, quindi bilanci intossicati da partite eh, non reali. Quindi questa legge che cosa c'è anche c'è la pulizia di questa bolla che si è creata, facendo tornare eh, nel passaggio da Equitalia all'Agenzia delle Entrate quello che noi definiamo costo storico della cartella esattoriale. Cioè, tu quanto dovevi allo Stato? 1000 euro? Bene, Equitalia l'ha eh, raddoppiato, delle volte addirittura triplicato? Noi ripuliamo quello che era la tua cartella fino a farla diventare il costo reale, perché se, ma, se magari riuscivi a pagarli 1000 euro. Di sicuro 3.000 non riesce a pagarli. Allora, se io ripulisco quella cartella di tutta quella cozzaglia di cose che Quitalia ci ha messo sopra, magari il contribuente riesce anche a pagarla quella multa e non è costretto a rovinarsi la vita. Ehm... Questo accade anche sui bilanci degli enti, a cui noi daremo tre anni per poter riscuotere quei crediti, e permetterà di pulire anche quei bilanci perché i sindaci eh, e, e gli amministratori degli enti locali ci hanno giocato e ci hanno marciato su questa cosa, riempiendo di questa bolla eh, di crediti anche i propri bilanci. Io credo che questo sia un aspetto molto fondamentale perché ripristina un senso di giustizia e di equità sociale rispetto a quello che tu dovevi e che un'azienda, una SPA pubblica si è permessa di invece fargli evitare in una maniera sconsiderata. I colpevoli. E Laura Bottici, la senatrice. Bottici. Salve. Allora, prima si stava cercando di spiegare. L'efficienza di Equitalia che non esiste, noi a luglio abbiamo presentato un'interrogazione sulla questione dei 545 miliardi che Equitalia non aveva ancora riscosso. Perché, dalle affermazioni di Befera, lui, cioè lui ha affermato che la quota di 452 miliardi di euro e Erano uh, dei crediti vantati verso soggetti che avevano debiti pari o superiori a 500.000 euro ciascuno. I soggetti sono quindi 121.000. Ora, se noi colleghiamo quello che noi abbiamo chiesto da una affermazione di Befera a poi alle indagini che sono emerse il... Uh, fascicolo del disco d'oro che abbiamo anche pubblicato no? dell'elenco del fa faccendiere Paolo Oliverio che su quei soggetti nessuno andava ad incassare le cartelle esattoriali e come noi siamo entrati e abbiamo cominciato a fare le domande. La magistratura si muove in ogni campo, non solo in Equitalia, cioè noi stiamo dando forza a quello che è la nostra Costituzione e la nostra Italia. E anche oggi che noi in aula abbiamo il 416 Ter che il PD ha votato assieme a noi e quindi noi con loro e non siamo il popolo del no. Cioè noi siamo il popolo del sia le cose giuste e corrette per tutti noi. Noi oggi andremo in aula, già ci hanno tagliato la discussione generale. Oggi avremo gli emendamenti e forse ci taglieranno anche quella. Questo è il paese che noi ci ritroviamo dopo 30 anni di mala politica. E e non è solo colpa vostra, ma di tutti, cioè della politica, del, dell'informazione sbagliata e dei cittadini che in qualche modo non si sono attivati perché erano convinti di non poter fare. Noi abbiamo vinto perché i cittadini ora sanno che possiamo fare e tutti assieme stiamo facendo la nostra vittoria. È un piccolo passo ad oggi e con le europee, secondo me, sarà ancora maggiore perché veramente li manderemo tutti a casa. Grazie mille. Un breve intervento della signora Tiziana e Silvio, e poi ci sono le domande. Eh, buon pomeriggio a tutti. Io sono Tiziana Marrone e sono la moglie di Giuseppe Campagnello, l'uomo che si diede fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate nonché la Commissione Tributaria di Bologna il 28 marzo del 2012. Dopo nove, no, deceduto dopo nove giorni di agonia all'Ospedale Maggiore di Parma. Giuseppe si è dato fuoco perché eh, ha ricevuto delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate e era disperato non è riuscito a pagare il suo debito iniziale. Mi ricollego al discorso che si faceva prima, perché se Giuseppe fosse stato in grado di pagare il debito iniziale l'avrebbe pagato, invece poi, e chiaramente con i ric vari ricorsi, eh, le sanzioni, i more e quant'altro, è praticamente diventato quattro volte più. Più eh, grande il, il debito. Giuseppe non ce l'ha fatta. Ha voluto con il suo gesto molto probabilmente fare un gesto di protesta, innanzitutto, perché chi si dà fuoco con 30 litri di benzina, credo che sia piuttosto un gesto di protesta, nonché per. Ave, era, si era forse illuso o, di potermi eh, proteggere, salvare da quel debito che lui aveva con, mh, contratto con l'Agenzia delle Entrate? Sappiamo tutti che così non è stato perché io oggi ho Equitalia che mi soffia sul, alle spalle, sul collo, con due cartelle, uno da 97.000 euro e quell'altro da 60.000, quasi 61.000 euro. Io oggi qui, eh, anzi devo ringraziare il Movimento 5 Stelle perché mi ha dato l'opportunità di dare un messaggio ben preciso. E il mio messaggio lo sento proprio come un dovere. Le, il suicidio non è la soluzione. Non suicidatevi, ribellatevi, non mollate, la vita è sacra. Perché oggi ci sono io, vedova di Giuseppe Campagnello, nella mia vita... Eh, io eh, vivo una tragedia a mia volta, perché io potrei essere una potenziale Giuseppe Campagnello oggi, non avendo un lavoro, vivo con 495 euro di reversibilità, ho 50 anni e non ho possibilità di riscatto, perché sappiamo benissimo che cosa sta succedendo in Italia. Allora se vogliamo fare la lotta all'evasione andiamo a beccare i veri evasori, i grandi evasori. Giuseppe non era un, un evasore e se eventualmente ci fossero dei, dei, degli imprenditori che evadono, oggi non si evade per gusto di evadere, si evade per necessità perché lo Stato ci sta uccidendo. Questo è, questa è la realtà italiana. Lo Stato ci sta uccidendo. Lo Stato deve sapere che in, da quattro anni a questa parte ci sono stati 4.500 suicidi. Negli, negli ultimi quattro mesi ci sono stati 200 suicidi, 4-5 suicidi al giorno. E tutti riconducibili quasi ad Equitalia e alla crisi e alle banche. Quindi io vorrei che lo Stato iniziasse un attimino a guardare fuori dalle finestre e alzare... Ehm, il, il di dietro da quelle scranne che occupano da troppo tempo è in malo modo. La vita è sacra, non va sciupata. Eh, buonasera, mi chiamo Silvio Butiglione, sono un ex imprenditore. Eh, a causa di una banca di criminali, dico criminali perché questa banca è stata eh, tutti i vertici hanno avuto condanne per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e quant'altro. Per un piccolo fido mi hanno eh, messo in condizione di eh, perdere tutto quello che avevo costruito in 35 anni di lavoro. Mi hanno chiuso il conto, mi hanno subito pignorato un, un, la, la prima casa dove viveva mio figlio che ha eh, la sclerosi multipla. Eh, non mi hanno dato il tempo per poter eh, negoziare il debito, non lo so perché, eh, l'ho capito dopo perché Tremondi ha mandato gli ispettori, è stata commissariata questa banca e quant'altro. Bene, nel frattempo si è accodata come eh, un, uno sciacallo eh, Equitalia, già la prima casa eh, è, è stata messa all'asta e persa. Adesso, uh, a causa di questo, poi io ho perso la mia azienda, e anche la mia famiglia e, e vivo in questa casa a Montesilvano. Questa casa per me non ha un valore uh, monetario, non ha, um, è la casa in cui ho vissuto in tutti questi anni, perché tenete presente uh, uh, nella disperazione ho tentato di uccidermi. Non ci sono riuscito, ringrazio il Signore. E questa casa per me ha un simbolo, cioè questa casa io pianto, sofferto da solo come un cane. Questa casa eh, per me è un rifugio e non intendo uscire da questa casa, non per il valore, non per il valore che abbia eh, in sé per sé ma per il simbolo che ha per questa casa, perché in questa casa ho tentato il suicidio, in questa casa mi sono curato e in questa casa io continuo a viverci. Ecco Italia, la grande ipocrita che dice che la prima casa non può pignorarla, è un falso, è un falso, perché questa legge è stata studiata a tavolino da persone cattive, in malafede, proprio per far male alle piccole persone. Equitalia può migliorare la prima casa, solamente si mette d'accordo con la banca, che deve essere la prima procedente nell'esecuzione e subito si attacca Equitalia. Quindi non è vero che Equitalia non lo Stato o i politici che hanno fatto questa legge, l'hanno fatto per tutelare diciamo, i cittadini da, uh, per la prima casa. Non è vero, questo dimostra che le leggi che vengono fatte vengono fatte non per gli interessi dei cittadini ma per i loro interessi. Io sono qui perché uh, sono due anni che giro, nessuno mi ascolta. Tutti i politici, vengo da tantissimi mesi qui a Roma perché vivo a Monte Silvano, non ho un lavoro, però faccio i sacrifici venendo qui a Roma cercando di parlare con qualche politico affinché potesse portare in Parlamento la, una proposta di far sì che eh, non accadano queste cose. Nessun politico mi ha dato ascolto, nessuno, sono tutti ipocriti. Oggi mi trovo qui perché mi sono avvicinato e mi hanno dato la parola il Movimento 5 Stelle, consiglio che io non ho mai votato il Movimento 5 Stelle, però mi hanno dato la parola e ho capito che ho trovato un partito dove esiste veramente la democrazia, perché se sono qui è perché c'è la democrazia in questo movimento che mi ha dato la possibilità di dare la mia testimonianza, sia la mia che quella di Tiziana Marrone. Nessuno ci ascolta, nessuno ci protegge, siamo soli e abbandonati dallo Stato. Grazie. Allora, partiamo con le domande di libertazione di servizio pubblico, prego. Il Presidente del Consiglio ieri ha cambiato i vertici delle principali aziende di Stato italiane, per cui parlo di Eni, Enel, Film Meccanico, volevo capire. Qual è il tuo giudizio e un tuo, un tuo giudizio anche sul secondo incontro che c'è stato fra Renzi e Berlusconi? Con Berlusconi che avrebbe rassicurato il Presidente del Consiglio sulla tenuta di Forza Italia per quanto riguarda le riforme? Eh, qui parliamo di poteri che sono molto maggiori di un amministratore delegato, di Delleni per esempio, di Enel, di qualsiasi ministero. Parliamo di energia, parliamo di futuro, cioè cambiare il tipo di energia, un cambio di civiltà, non so come saranno, non ne ho idea, bisogna vedere come procederanno in base a, eh, alla rivoluzione verde, perché ricordati che c'è un documento di Monti che parla di rivoluzione verde, di green economy, te lo faccio leggere, dove dice che la green economy è continuare a, a eh, identificare cose verdi, come le chiama, nella perforazione petrolifera, nel gasdotti, nel gas di scisto. Ora, la rivoluzione verde attraverso le energie fossili, ancora il carbone, vediamo come due giorni fa l'Unione Europea ha decretato la morte dei finanziamenti sulle rinnovabili, non per la Germania ovviamente. Quindi vediamo come si avverrà. Infatti ehm, il Presidente degli Stati Uniti è venuto qua quando si è paventato una riduzione di armamenti o eh, un cambio di energia. È venuto a portarci il loro gas di scisto. Oggi Israele ha il primo deposito di gas mondiale davanti alle sue coste. Eh, gli USA hanno scoperto gas di scisto, quello che si prende con perforazioni orizzontali, col fracking a gas per 100 anni quindi se eh, l'Europa si aprirà a un mercato eh, statunitense in questo momento gli Stati Uniti si comprano per un osso di pane l'Europa con i loro fondi imperiali vengono e si comprano qualsiasi cosa tieni presente che le gestioni dell'energia dell la gestione dell'energia in Grecia è fatta da multinazionali che gestiscono l'energia sia in Grecia che in Sudafrica che in Argentina e cosa fanno in Sudafrica e in Grecia? Eh, erogano energia con le tessere prepagate. Prima paghi, finisce il credito, spengono e tolgono. Oggi 8 condomini su 10, 8 condomini su 10 in Grecia, non hanno l'elettricità, vanno a legna. Quindi si sono fatte bande di elettricisti che vanno di notte ad attaccare i contatori in modo illegale. Noi abbiamo un premier che ha promesso di privatizzare l'acqua, di fare grandi lavori, di fare TAV, di fare ponti, di fare inceneritori. E se queste nomine che fa lui proseguiranno in quella strategia lì, sarà un disastro. Spero per almeno che qualcosa cambi al posto di Scaroni, peggio di Scaroni. Voglio dire, non, non credo che ci sia assolutamente persona che possa essere lì condannato per... Eh, il eh, danno ambientale e fisico nelle sue centrali a carbone condannato quando è stato nominato aveva un patteggiamento di corruzione per un anno e due mesi insomma poi il, il, la fine di queste persone che hanno condotto l'Italia al disastro che sono stati importanti parlo di Berlusconi e dell'utri dell'utri è lì sappiamo benissimo e sapete bene che non torna mai forse è pericoloso il suo, eh, la sua Tornata in Italia, può essere pericolosa per lui, quindi non lo so, però è uno che ha traghettato la mafia attraverso Italia, attraverso Forza Italia con il riciclaggio di danaro, è stato condannato e questa fine miserabile che farà, una fine: scappare, non sono neanche uomini a venire a venire tornare e dire sono qua, mettetemi in galera. Questo me che. Ma, wow, fa mezz'ora, una settima, mezza giornata alla settimana. È una fine ignobile, neanche da uomini. Io sarei andato in galera, io sarei, mi sarei, avrei fatto un discorso e mi sarei fatto arrestare e mettere in prigione. Questi non sono neanche uomini, fuggono, cambiano le leggi. Si vedono nascosto con Renzi, perché io ti modifico il codice penale col 416 ter e tu poi mi, mi, mi dai la tua. La tua, il tuo appoggio per le riforme che voglio finte, che voglio fare, finte, finte. Noi vediamo i documenti, non c'è nulla di scritto. Noi vediamo il Job Act, noi vediamo che i soldi si prendono di qua e si escono di là, non c'è nulla di scritto. Ci sono delle sparate in televisione, sparate sui giornali e poi andiamo a vedere, ci sono dei... Non so, poi come andrà a finire questa questione delle nomine. Però noi siamo di fronte a un cambiamento epocale di energia, perché se noi vogliamo portarci a casa la lira, supponete la lira, e faremo un referendum, non certo deciso da noi, ma noi dobbiamo fare in contempo una riforma sull'energia paurosa, perché noi spendiamo, eh, se ci prendessimo la lira, abbiamo eh, le esportazioni che saremmo concorrenziali, ma importiamo per 110 miliardi, di cui 70 miliardi sono di energia. Di petrolio e gas, quindi saremo tutto quello che ci guadagneremo con le esportazioni, ce le mangieremo con le importazioni. Quindi dobbiamo fare nel sistema l'ira euro, cambiare dalle fossili alle rinnovabili in 5, 6, 7 anni. Ci diamo dei tempi, come in tutto il mondo stanno facendo i politecnici di tutto il mondo, stanno parlando di politica in questo senso. Se voi andate all'Avio dove fanno gli F35, c'è cioè l'Avio, oggi fanno le turbine con le, con le stampanti 3D con il polvere di, di alluminio e il titanio messi insieme. Quindi fanno le turbine con le stampanti 3D. Cioè, che cosa vuol dire? Che vuol dire che spendono un terzo di energia, un quarto di materia prima e quindi è un nuovo modo di vedere l'imprenditoria da qui a 10 anni, 20 se non ragioniamo con questi criteri di vedere un po' il mondo in avanti, l'energia è un cambio totale di civiltà. Quindi, come si fa a cambiare? Si spostano le tasse, si alleggerisce e, e si controlla e si alleggerisce la tassa sulle sul rinnovabili e si pressa la, la pressione fiscale sul, sulle, sulle energie fossili. Quindi non ci sono grandi scienziati che devono, dobbiamo muoverci in questa situazione. Entro il 2030 tutta l'energia elettrica sarà fatta con le rinnovabili, entro il 2050 tutta l'energia sarà fatta con le energie rinnovabili, senza trucchi ma ci dobbiamo essere noi perché qualsiasi riforma facciamo in questo paese, qualsiasi rivoluzione verde facciamo in questo paese, se ci prendiamo anche la lira di nuovo, qualsiasi rivoluzione con questa classe politica non servirà a niente, bisogna eliminarli, eliminarli, eliminarli vuol dire mandarli a casa e ricominciare dall'educazione, dalla, dalla, dalla cultura, dalla, dalla scuola, dagli asili, cominciare a vedere e pensare in un altro modo, siamo costretti a pensare in un altro modo, costretti, perché chi me l'ha fatto fare, siamo costretti, questo sistema è imploso, il capitalismo è imploso, è imploso, è, 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 è morto il comunismo, si fa per dire, è morto il capitalismo, abbiamo un'altra idea? Abbiamo un'altra idea di parlare di crescita? Abbiamo un'altra idea di parlare di un altro PIL? Abbiamo un'altra idea di scindere il, eh, il, 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 gli stipendi dal lavoro? Possiamo scindere questa cosa? Reddito e lavoro, che sono due cose separate, possiamo almeno parlarne? Ne parlano in tutte le università tedesche, svizzere, austriache. Possiamo fare un discorso? Esiste? Che cos'è che oggi ha bisogno una persona per sopravvivere? Il lavoro o il reddito? Io sono io che vi faccio questa domanda. È il reddito che ti tiene dentro la società o ti espelle, non il lavoro. E io faccio l'esempio, porto gli esempi, il, reddito, il lavoro fatto manuale scomparirà, ma breve, scomparirà perché è tassato, il lavoro delle macchine è in nero, se hai un capitale dove investi? Ora c'è il crowdfunding, c'è il crowdsourcing, ci sono tutti sistemi che non impegnano più i grandi debiti alle banche per iniziare un'impresa. E allora ci sono un modo nuovo di fare industria, abbiamo bisogno di ingegneri di design che mettono al centro le persone, abbiamo tecnologie strabilianti, incredibili con dei design antichi che perfezionano nella bellezza l'oggetto ma non entrano nel linguaggio tra persona e oggetto e oggi abbiamo quasi un miliardo di oggetti che colloquiano tra loro, l'ho fatto vedere nello spettacolo, colloquiano tra loro oggetti Telefonini non saranno più necessari, agli occhiali in viva voce puoi collegarti, essere sempre collegato in wifi, sempre chiamare, comandi vocali, guardare un oggetto, vedere da dove arriva. Sono queste le tecnologie dei vostri figli e dei miei figli. E di questi qui di cosa parlo? Ancora con Berlusconi mettersi lì a dire: Io ti do questo, tu mi dai questo e voi accettate un paese così? Io voglio vedere delle persone così a governare, persone così persone come Di Maio, persone come, come lei, come lei che non gli sfugge niente, non gli sfugge nulla, è una, questura, è una questore, persone così, persone come Fico che spendono in otto mesi 158 euro di, stipendi, di, di, di spese con un bacio da 30.000 euro, 158 euro, persone così, che vedere la loro dichiarazione dei redditi non risultano neanche all'anagrafe persone che poi fra due anni torneranno alla seconda legislatura, torneranno a fare quello che facevano prima. Questa è passione, o lo capite che è passione, non è lavoro. E anche la mia è passione. E allora dateci una mano. Andiamo alla prossima domanda, la, la senatrice Bottici deve lasciarci perché va a votare contro il 416 3 Volevi aggiungere qualcosa? No? Sì. Allora, noi abbiamo aperto una campagna, il Collegio... Uh, alle 16 abbiamo raggiunto 2 milioni e 300.000 mail mandate ai senatori del PD che avevano votato con noi per delle pene concrete e si sono rimangiati le parole. Quindi io corro in aula a sostegno dei di cittadini comuni a 5 stelle. E siamo in guerra, noi andiamo a combattere. A presto, grazie. Andiamo avanti con le domande, quindi la gabbia di La sette Martina Proietti. Prego, col microfono se possibile. Qualcuno ha il microfono acceso? Sa, urlo, ecco, ho urlato. A proposito delle nomine pubbliche volute alle società, ai vertici delle società pubbliche volute da Renzi, volevo capire. Eh, Alcune di queste nomine sono in evidente conflitto di interessi. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Che cosa si può fare in Parlamento? Se Alleni va la signora Marcegaglia, sappiamo qual è la struttura mentale e, e, e aziendale della Marcegaglia. Lo sappiamo già, l'abbiamo visto in Sicilia, l'abbiamo visto in Puglia con i suoi inceneritori, con le società Biomasse. Questa è una sponsor della biomassa, ma biomassa è anche giusta: piccola biomassa con gli scarti aziendali fatti per fare energia lì sul territorio. Ma le sue sono centrali a biomassa che vanno a olio di palma, che vanno a prendere in Indonesia con navi a petrolio sovvenzionate dai nostri soldi. Sappiamo già che è così. Quindi non abbiamo un innovatore a Lenin, abbiamo la strategia del fossile ancora messa lì. Poi che la signora è una signora simpatica io non frequento queste persone però mi sembra una signora simpatica per bene anche se la sua famiglia magari qualche pendenza l'ha avuta ma questo non c'entra ma la mentalità è quella lì eh, a me interessa molto l'energia di questo paese è una battaglia che faccio da vent'anni l'energia di questo paese io sono stato uno a avere per primo una casa adesso ci sono le case attive allora vogliamo creare lavoro ci sono, possiamo ristrutturare e vai a Bolzano allora la provincia di Bolzano ristruttura le case con un'agenzia pubblica, le case con la gente dentro, tenete presente che il 98% di case sono abitate, non puoi fare i lavori e mandare via le persone dentro, quindi fanno i lavori con le persone dentro che non si accorgono neanche, fanno un capote esterno, modificano i seramenti, poi mettono un cogeneratore da 40 kW in un condominio a olio di colza, fanno queste cose qua, la casa acquista il 10% di valore nel mercato immobiliare ed ecco recuperato l'investimento in 7, 8, 9 anni. Questo fa il pubblico, questo deve fare il pubblico e avremo 100.000-200.000 posti di lavoro, avremo piccole imprese, elettricisti, idraulici che mettono pompe di calore, pannelli. Ma eh, dove andiamo? Cosa facciamo? Grandi centrali a biomassa come la Marcegaglia, grandi inceneritori, per bruciare cosa? Ma vogliamo avere un senso di cos'è l'economia? Noi ci mangiamo 130 miliardi di tonnellate di, di materiali all'anno, 130 miliardi di tonnellate signora. 130 miliardi che in otto mesi tornano nell'ambiente sotto forma di gas, di, di, di discariche, quindi ce li mangiamo, ce li risparmiamo, ce li beviamo, non sparisce nulla. Possiamo avere un'economia un che ci dica entro dieci anni che cosa produrre e che cosa non produrre, possiamo avere un ministro dell'economia che non sia un banchiere? Possiamo avere un, un, uno che abbia una visione di che cos'è l'Ecos, il nomos, le cose, i, i viaggi. È pesante l'economia. Continuava a investire nell'automobile, nell'automobile. Fanno 15 milioni di autovetture in Europa, non ne vendono una. Vendono solo in Gran Bretagna, che non c'è un'azienda più di, di automobili. In Gran Bretagna e Stati Uniti. Allora vogliamo investire nell'automobile grintosa che fa i 220 all'ora? Vuoi metterci dentro congegni meravigliosi di tecnologia per stare ferma il 90% del suo tempo? E facciamo case che hanno una tecnologia di 40 anni fa? Vogliamo cambiare questi posti di lavoro? cioè li reinventiamo i posti di lavoro. Il lavoro così non, non arriva più in questo paese. Toglietelo dalla testa, la crescita toglie i posti di lavoro. Fatemi parlare con un economista. Gli economisti si incazzano perché io faccio il comico. Questi economisti che non hanno azzeccato una fino adesso. Hanno sempre fatto previsioni sbagliate. Ma vogliamo dire, vogliamo dire, la crescita, il PIL, ancora col PIL. Ma guardate il PIL della Cina, il PIL della Cina è il 10%, non è vero che è il 10%, è al 3% il PIL verde della Cina, perché l'altro, la, 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 la fetta più grossa, è, è, è le cose che sono devastanti, che devono fare per rimediare ai danni all'ambiente che, all che hanno fatto, che sono danni devastanti. Ma allora, di che cosa parliamo? Allora, i posti di lavoro si creano, si reinventano con un altro modo di vedere l'ingegneria. Ve lo ripeto: riprogettare re-engineering significa un rifiuto è un errore di ingegneria e di design. È un errore. 500.000 macellerie in India si sono convenzionate e lo scarto della macelleria, che costava alla macelleria buttarlo in discarica, oggi hanno fatto aziende che prendono gli scarti e fanno vermicultura. E dalla vermicultura fanno i vermi e, e lo danno alla pescicultura. E la pescicultura, lo scarto dei pesci, lo danno per, i, per, per gli allevatori di funghi. Quindi il, il, dalla culla alla culla, il, il, il rifiuto sparisce come il ciclo naturale delle cose in natura. Abbiamo bisogno di riprogettare cose, non possiamo più permetterci di devastare il mondo per fare una, arrivare una lattina d'alluminio dalle miniere di Bauxite in Australia qua, che, sta, che passa sei mesi nelle navi, nei laminatori in Svezia, arriva qua, lo prendi e in due minuti la butti via e ritorna al ciclo. Non possiamo più permetterci uno yogurt che, che, che fa 7000 km su un camion. Non possiamo più. Non possiamo più. O ci accorgiamo e abbiamo delle idee innovative, nuove. Ma io sono 20 anni che dico queste cose. No, non me le invento io. io. ho lavorato con i più grandi, con Weizsäcker, con il Wuppertal Institute, con, con i, i, il Politecnico di Zurigo, con Guzzella che è venuto al nostro, a, a un nostro raduno. Guzzella diceva: Guardate che il carburante del futuro è l'intelligenza. È l'intelligenza, dobbiamo mettere persone intelligenti, i cittadini devono diventare intelligenti. Uno vale uno quando una persona è informata dei fatti, ma non disinformata, perché quando una persona è disinformata non vale nulla. E allora, allora cerca, cerchiamo di andare di, 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 di. non so mai come concludere. <ride> Sulle attività parlamentari, Qual è il problema è che questo Parlamento è in conflitto di interessi con il conflitto di interessi che hanno questi nominati. E vi ricordate quando noi facevamo le mozioni di sfiducia per i ministri? Ci prendevano in giro e dicevano: Ma tutti i giorni ne volete sficiare uno? Certo, vanno mandati a casa perché fanno ogni giorno eh, de, 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 delle, delle azioni eclatanti e allucinanti. Quindi... Dal punto di vista parlamentare ci, ci faremo venire in mente delle cose, ma qua è parlare con i sordi. Tra l'altro abbiamo già pronta una legge sul conflitto di interessi, discuterla sarebbe un buon passo per esempio. Claudio, Claudia Mazzola del TG1, col microfono se è possibile. Ma volevo fare prima un'introduzione. Eh, lei dice che i giornalisti non fanno il uh, proprio dovere e che uh, magari non fanno sconti al movimento, dovrebbe invece essere un motivo di vanto. Significa che vi fanno le domande serie, che forse allora, quelli che seguono gli altri partiti sono semmai. Uh, non fanno il loro mestiere. Questa era una. Giusto per rompere il ghiaccio. Altra domanda, non le, farebbe, non le fa impressione pensare di ottenere appunto che tutti votano il Movimento 5 Stelle? Non le creerebbe qualche problema? La verità è solo dalla parte vostra? No, noi siamo, ripeto, dei rabdomanti di di, 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 di Cerchiamo... Cioè lei dice le che questo sistema è fallito no. questa democrazia? Io credo di sì. Quella e, che e, propone e, lei è l'alternativa assoluta ma, questa? Sì, sì, il fine del Movimento, il fine ultimo del Movimento 5 Stelle è scomparire. Quando noi saremo entrati i cittadini avranno trovato eh, il senso di una democrazia dal basso, che possono votare, che possono intervenire. Il Movimento 5 Stelle non avrà più senso di esistere. Il fine nostro è scomparire. Ce lo capisce, non è un partito politico, guardi, non è, se non avete capito questo, che non è un partito verticistico, che non è un partito come gli altri, è un movimento inserito in una, in uno, in una struttura costruita per i partiti, ecco perché abbiamo difficoltà e loro hanno delle difficoltà, perché siamo delle cose diverse. O si capisce questo concetto? Noi non vogliamo sostituire una classe politica con, un, con noi. Noi vogliamo cambiare il pensiero degli italiani, che è questo difficile, cambiare il pensiero, in modo che lei come cittadina io possa arrivare col mio raddomante cellulare a indicargli, guardi che lì c'è qualcosa, magari vada un po' a vedere lì, posso, posso invogliarla a essere curioso, ma non riesco ad arrivare a casa sua. Non riesco ad arrivare attraverso i media, attraverso le televisioni a casa sua. Allora comporta un po' di suo sacrificio di essere curiosa e di fare il giornalista di se stessa. Tutto lì. Questo è il movimento. Paolo Celata di La Sette. Scusi? Paolo Celata di La Sette, scusami Claudio perché abbiamo veramente poco no. tempo. Paolo Celata, sì. prego. Sì. Diretta in rete sì. pone dei problemi. Non, Ma, io non è che l'ho studiata, mi sono signora, documentata. Signora, eh. Uno dei problemi è chi che non me, non, di cui non ho chiesto io. È stato Morozov, uno di eh, le persone che appunto studiano e analizzano questi problemi, sì. dice che sarà difficilissimo eh, raggiungerla perché non sai sì. chi c'è dall'altra parte. No. Che cosa c'è? Potrebbe esserci una macchina che spinge un tasto. Ma non è così, no, no, io credo che errori ne facciamo. Io riporto... Il... Sì, sì, ho ma capito. non è mai fatto, non è mai, non, è, non è mai avvenuta votare con un iPhone. Io ho votato le mie preferenze, tre, in macchina col mio iPhone mi sono collegato. Ma a fronte di 9 milioni di voti... Ma no, ma non, Guardi, noi siamo in crescita. Se erano 30.000, adesso sono 80.000 iscritti, saranno eh, 150.000, abbiamo 500.000 quasi iscritti con le carte d'identità. Allora, è la gente che deve proporsi, mandare la carta digitalizzata, iscriversi... Ma voi escludete, a, a no, cioè, escludete però, una, Claudia, una fetta. No, non ne escludiamo nessuno, è aperta, siamo all'inizio. Eh, abbiamo cominciato da 4 anni, signora, 4 anni. E a far capire eh, di, di essere connessi alle persone è difficile. Difficile anche quelli che sono già connessi, che usano, magari non votano perché hanno altro da fare. Eh, bisogna che prendano coscienza che oggi chi è quel partito che mette una legge online due mesi per, per prendere risorse da parte di qualsiasi cittadino? Può andare lì, la sua esperienza di giornalismo, noi facciamo una legge sul giornalismo, la sua esperienza ci può dare un consiglio, dire che abbiamo sbagliato o meno. Non c'è nessuno, noi lo facciamo. Noi lo facciamo, signora, lo facciamo. Ora possiamo fare degli errori perché ci siamo trovati in una situazione che non è mai successa una roba così. Potremmo vedere la macchina, non lo so. Ci sono io, c'è Casaleggio, ci sono loro. C'è un, un, un ente terzo che certifica le, 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 tutte le votazioni. Lei pensa che io mi sia messo in questa avventura per truccare i dadi? Cioè, ma non lo pensano tante persone? Pensano ai soldi, alle cose, ma, ma è, è questo? Il, il, noi siamo nati il giorno di San Francesco, il 4 di ottobre. Siamo i più, i più francescani di, di Bergoglio. Eh? No, ve Lo dico perché è questo modo di portare. Noi siamo una comunità, non siamo. A me un... fa sempre paura quando uno non c'ha mai il dubbio. Ce l'ho, sono pieno di dubbi, signore, sono pieno di dubbi, eh, perché fissate, non sono... Fissate un appuntamento Paolo Celata per la sì. domanda. Prego. Riesce ad aprire il microfono? No, indignato. No, non capisco la domanda. In che senso indignato? Che prendono un sacco di soldi quelli che vanno via. La buona uscita. Ah, sì, sì, beh, è. E un'altra cosa, su, ora, senza fare difese corporativo, ma sulla comunicazione. Cioè io le racconto, ieri. Io sto in redazione. A un certo punto, leggiamo il suo post. No. E scritto ritengo in assoluta buona fede e con un senso preciso e va bene. Dopodiché arrivano le reazioni, arrivano le reazioni di tutti, compresa la comunità, le varie comunità ebraiche particolarmente indignate. Ne diamo conto e raccontiamo quello. Come scriveva stamattina il direttore Padellaro, lei nel giorno delle nomine se ne esce con quel post, noi raccontiamo quello, cioè con le reazioni a quello che scrive lei quindi voglio dire è lei che ci scusi, costringe a parlare di quelle cose come oggi lei in una conferenza stampa convocata per parlare di Equitalia lei ha detto di tutto su tutti dalla Boldrini a Berlusconi certo, eh, certo. l'ho capito ma che vuole noi poi raccontiamo quello noi, e di sfuggita prendete... arriverà una riga su Equitalia certo. ma è lei che ha fatto così allora come io dovrei fare? venire qua e dire Equitalia No, e se è certo, Perfetto. sì, perché lei no, perché non va qu esattamente quello che dico, eh, esatto, di, dipende cos'è qual è, va qu contesto Equitalia, ci racconta cosa non va in Equitalia. Tra no. l'altro, tutte cose condivisibili, testimonianze commoventi, cioè. non serve altro se lei, lei non gli le spunti, scriva, lei faccia il suo dovere, non le scriva e scriva Quali quello che le dice il suo editore, ma non mi dice niente a perché, me il mio perché io adesso le dico, le, dico, le voglio le, lei ha fatto un'intervista di, di due ore no, con il mio direttore, non è che vuol dire la 7, la 7. Con eh, il direttore mentale, sì, quindi, eh, quindi però le dico: Io sto in redazione e così lei ci porta a parlare cose quindi di cose di cui è colpa lei mia, dice, Io vi porto, beh, no, a parlare, io le dico: Lei è un esperto letto, di comunicazione. Ma scusi, allora ma sì, io, ma io dato che leggo. Primo Levi l'ho letto e l'ho capito. Io non ho preso una poesia di Primo guardi, Levi, guardi, lo spieghi a Gattegna, facendo... non a no, me. No, no, è scritto, ma... ma se lei non capisce lo scritto. No, no, non io, non le capisce... ripeto, no, non ma... io e tutti, ma allora, se non capite i lo scritto. Io vi leggo questo, io. posso leggergli una cosa. Guardi. Prego. Ogni tempo al suo fascismo se ne notano i segni premonitori dovunque la concentrazione di potere nega al cittadino la possibilità e la capacità di esprimere ed attuare la sua volontà. A questo si arriva in molti modi, non necessariamente col timore dell'intimidazione poliziesca, ma anche negando e distorgendo l'informazione, inquinando la giustizia, paralizzando la scuola, diffondendo in molti modi sottili la nostalgia per un mondo in cui regnava sovrano l'ordine e in cui la sicurezza dei pochi privilegiati riposava sul lavoro forzato e sul silenzio forzato dei molti. Questo è Primo Levi. Io, volevo, io non ho preso una poesia facendo il sarcastico delle battute. Io volevo dire che quella poesia rapporta, l'ho rapportata ai giorni nostri, al paese come è dato in mano a questi poteri mafiosi, a questi poteri di P2, a questi poteri. E infatti, infatti voi parlate del, non della forma, parlate di un portavoce che. Di, delle comunità europee che dovrebbero cambiarlo il portavoce perché guardate che la comunicazione è una cosa molto importante e guardate che Levi eh, 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 mi ha insegnato una cosa: che queste, queste grandi ideologie non sono morte perché la Shoah è dietro l'angolo e ne succede una forse una al mese e una all'anno, dal Ruanda, le guerre in Siria, i gas in Siria. A, a, succedono ogni giorno ai morti 4.000 a, a un sistema finanziario, bancario, finanziario che fa migliaia di morti all'anno. Abbiamo sciato da tutte le parti, dobbiamo stare attenti a non abbassare le difese, questo mi ha insegnato Levi. Io ho scritto quello, non ho fatto battute, ho fatto ironia su una cosa così. E, 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 e Arbai McFly che vuol dire, vuol dire eh, il lavoro rende liberi, oggi il lavoro fa più vittime, fa molte più vittime e la P2 rende liberi. Ho voluto dire che la P2 rende liberi. Se lei si, si, si fossilizza sul fatto che io possa dire, prendere in no, giro, posso no. usare la Shoah a scopi elettorali, come è stato detto, vuol dire che questa è una menzogna che io respingo. Respingo, quindi respingo anche il portavoce, non la comunità ebraica. Ma in ebraica. questa chiave di lettura lei si sente di chiedere scusa, quindi. Agli no, io ebrei. non chiedo scusa perché se la vostra interpretazione S dovreste ah, la chiedere scusa. È una vostra interpretazione, non la mia. anche Cancelleri, sì. Io eh, volevo anche fare un'altra precisazione. Abbiamo fatto cinque interventi come tra Beppe, Sanatrice e Deputati, più due testimonianze. Su, su questi sette, solo uno eh, era mh, più generico e spaziava, e lei già ci ha confermato che ci sarà solo una riga su Equitalia. Quindi la domanda: cioè la, la, questione, la questione è. Eh, noi vi diamo eh, ad, ogni, ad ogni conferenza, usiamo vari metodi di comunicazione per, con, per consegnarvi i nostri contenuti. Voi eh, quindi avete gli strumenti per parlare di quello che facciamo. Forse diciamo, è, più è più conveniente parlare di quello che non facciamo, magari. Secondo voi, Ma io veramente non capisco. Adesso andiamo in Senato a vedere come viene consegnato un paese alla massoneria, alla mafia e, e a, al potere delinquenziale di questo paese e voi dovete questo, parlare di che è, cosa? che Io ho detto sto dicendo. male parliamo della Boldrini, o male delle esatto. cose. Esatto, parliamo di queste cose e non parliamo di Ma perché di allora? Altre, se perché lei... lei faccia un'analisi sulla Boldrini, non io di... eh, che vabbè, cosa dico sulla Boldrini, faccia, <ride> faccia, faccia un'analisi su questa persona qua che elimina, elimina dalla votazione decine dei nostri mov... del nostro del, del movimento. Guardi, dalla noi votazione della Sede abbiamo fatto eh. vedere pure il cazzotto e molto bene, lei lo sa no, no, e lei no, lo no, sa l'abbiamo fatto vedere, cioè raccontiamo la Boldrini va bene, non si va, va bene. Monica, Meno male, meno Monica, male. Giandotti, la Monica Giandotti del Cg 3 Sì, Tg3. sì buonasera, io. scusate se ritorno su questa cosa. Io direi che però allora le chiedo conferma di questo, siccome il fatto comunque no, è... Quale eh, siccome il fatto è che da quel posto la comunità ebraica comunque si è sentita offesa. No, che... si è sentita, secondo me possono offendersi, ma si non c'era nessun offesi... intento di offendere. quindi lei Vuol si sente dire di che no, quando tocchi i poteri forti, chi c'è dietro De benedetti, chi c'è dietro, dietro gli scagnosi di Repubblica, chi c'è dietro le banche, chi c'è dietro i no, poteri finanziari, quando tocchi quelle cose vengono fuori queste lobby, che sono lobby d'affari. Non sono io che mi nascondo dietro certe tragedie, sono loro che ce le fanno fanno scudo di certe tragedie, io non chiedo scusa a nessuno, non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno, ho amici in tutte le categorie, di tutte le etnie, di tutte le religioni, io sono aperto al dialogo in qualsiasi cosa, non sono aperto a dei comunicatori a cui loro fanno fede che sono stupidi, ignoranti e poco intelligenti e danneggiano la comunità, quelli che si sono presi come, fare, come espressione dell'informazione della, 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 dell della comunità, Anche dovrebbero le... sostituire quel signore lì che Anche ha detto quelle cose. Cinque Stelle, questa mattina qualcuno diceva: basta, bisogna basta, prendere scusate, distanza, distanza andiamo, da quei andiamo, andiamo a salvare al Senato scusate. per il 416 Ter, ci vediamo al Senato.